Sì, prestazione e risultato insomma deludenti, è chiaro, e credo sia abbastanza palese. Siamo ovviamente dispiaciuti, rammaricati, ci aspettavamo un altro tipo di risultato, un altro tipo di prestazione, così non è stato. E bisogna subito, già da domani, abbassare la testa e mettersi al lavoro. Perché non c'è tempo per rimanere su quelle che sono state, insomma, le cose negative. Dopo il gol, dopo il loro vantaggio, abbiamo fatto molta fatica e penso, insomma, che i ragazzi avessero la mente poco libera e avendo la mente poco libera, le gambe diventano sempre più pesanti e questo ti porta ad avere poca lucidità, poca fluidità, scusate, e si fa fatica a fare anche le cose più semplici, più banali. Non siamo delle macchine, e anche i miei giocatori, anche io viviamo di emozioni e quindi in questi momenti così difficili si va in difficoltà e si riesce a creare anche poco. Però questo è il nostro lavoro, è quello che dico io ogni giorno ai miei ragazzi e bisogna reagire subito e cercare una strada diversa per portare, insomma, per tirare fuori prestazioni diverse da questo. Con la società non ho ancora parlato, ci parlerò come faccio sempre dopo ogni partita. E dal punto di vista mio personale, io so quanto lavoro, so quante ore dedico al mio lavoro, che è la mia passione, e sicuramente qualcosa sbaglio, ma sbagliano tutti. È chiaro che c'è da analizzare bene quello che è stato il motivo per cui abbiamo tirato fuori una prestazione del genere. Ed è chiaro che in questi momenti così difficili, soprattutto quando in casa vai in svantaggio, fai fatica a livello sia mentale che fisico. Fa parte anche del calcio, è normale. Sei il Pisa, devi fare la partita, giochi in casa, vieni da una vittoria e queste sono le partite in cui sei costretto a vincere per fare quel salto di qualità. Anche in passato non ci siamo riusciti, purtroppo questa sera ci siamo riconfermati su questa striscia negativa e ripeto, io l'unica strada che conosco è il lavoro quotidiano, è quello che cercherò di trasmettere di qua alla fine ai miei ragazzi e avere già subito una reazione da giovedì sera. È chiaro che la contestazione nei miei confronti e credo anche giusta per quello che riguarda poi i risultati. La possibilità di poter fare un passo indietro non l'ho presa in considerazione perché in questo momento sarebbe la strada più semplice da percorrere e non la reputo giusta nemmeno poi per quello che è il rapporto che ho con i miei giocatori. Responsabilità di portare avanti la partita. Chiamatela insomma Sì, come più preferite, come meglio preferite, ma io la mia considerazione è questa. Poi ognuno può fare le sue valutazioni. diciamo, io su tecnica, sulla scelta Filippini centrale e Cagnano e poi Visto Silva. quello che è vero che aveva detto che Cagnano è stato provato come centrale, poi c'è stata invece un'inversione e c'era un motivo, no? Perché Cagnano non aveva mai giocato se non a Pistoia qualche minuto e non me la sentivo di mettere un ragazzo così giovane in una zona nevralgica del campo e non mi sembrava giusto, insomma, nemmeno nei confronti del ragazzo di caricarlo di così tante responsabilità e quindi ho scelto di
di mettere Filippini, che è uno di quei giocatori che ha fatto quasi tutte le partite, che ha anche più esperienza, e queste sono le motivazioni per cui ho fatto questa scelta.